Riprendiamo il viaggio con la nostra rubrica Il paese che vorrei. Andiamo a Poggiorusco. Cosa mi dice del suo paese? Le piace? A me sì. È un comune abbastanza grande, abbastanza vivace. Sì. Sì. C'è qualcosa che vorrebbe in più, di diverso? Ma ci sarebbe, oggi come oggi, con la pandemia c'è stato un po' di... E quindi è inutile chiedere delle cose impossibili. È già sufficiente quello che c'è. Sono nata qua e vivo qua proprio. Cosa ne pensa? Vorrebbe qualcosa di diverso? Manca qualcosa? No, manca sempre qualcosa, se vogliamo. Ma io vorrei solo un po' di tranquillità e un po' di benessere per tutti. Noi dipendiamo dall'ospedale di Pieve per quello che riguarda la sanità. Ho sentito dire che siamo in crisi. Prendiamo degli appuntamenti, non ci vengono mai dati. Quindi se questo vogliamo, è un problema. Ecco, se vogliamo curarci dobbiamo pagare. Chi ha la possibilità si cura e campa. Chi non ha la possibilità, come determinati in diarrea, te va a trarre storm. Sì. Hai capito? Certo, si sta bene questo. Lei è originario di qua? No, sono originario di Caserta. Di Caserta, è arrivato qua tanto tempo fa? 50 anni fa. 50 anni fa, quindi è più di qua che di Caserta, esatto. Sì. E si è trovato bene, insomma, benissimo, ha trovato... Sì. Perché mi voglio di qua, allora... Quindi ha lavorato qui e ha trovato... No, lavoravo a Bologna. A Bologna, sì. Però è un paese dove si può vivere abbastanza bene. Benissimo. Ci vive benissimo. Sto bene. È un paese dove, che offre, che sì, offre direi, servizi, direi, possibilità. Proprio di sì, e siamo sì. Anche... Quando si va a fare un giro anche nei comuni limitrofi... C'è di peggio. Sì, direi proprio di sì, dai. Nonostante sia calato, se vuoi, rispetto a, agli anni passati, il movimento, però Poggio rimane sempre Poggio. Sì. Sono nati a Poggio, sono ancora qui al Poggio. Ci sono possibilità di vivere bene, sì, certo, insomma. E poi è anche abbastanza popoloso, ci sono giovani. Sì, perfetto, sì. Allora, soddisfatto. Mi sono soddisfatto. Per me funziona tutto. E sono strafelice perché le condizioni che sono, non riesco a camminare. Però mi vogliono bene tutti e mi servono, ho bisogno, fuori mi servono tutti, fuori dai negozi mi servono tutti. Quindi c'è una rete, come dire, solidale di persone che danno una mano, ecco. Vengo a trovare i miei genitori, è chiaro che qui ci sono le mie origini, che non rinnegherò mai e sono affezionata al mio paese, abbiamo ancora gli amici delle scuole elementari e perciò è sempre molto bello tornare. Lei ha detto che vive a Milano, quindi c'è una differenza direi notevole fra un paese e una grande città. Lei trova qui che si vive bene? Penso che tutto sommato la qualità di vita sia buona. Sono tanti anni che sono fuori, perciò... Diciamo che non sono sicura se tornerò al paese definitivamente, però ci torno sicuramente volentieri. Ci torno volentieri spesso. Assolutamente.